Benvenuto. Sì, salve, buonasera. Buonasera, buon pomeriggio, benvenuto. Allora, vogliamo subito iniziare parlando di queste insomma possibili infrastrutture che agevoleranno proprio la mobilità intorno all'area dello stadio, ce ne parla? Ma assolutamente il tema sul quale concentreremo e chiederemo alla S Roma di concentrare tutti gli sforzi è sicuramente il tema della Roma Lido. L'obiettivo è quello di potenziare sia l'infrastruttura, sia dal lato appunto dell'infrastruttura che dal lato dei materiali rotabili, quindi dei treni, per trasformarla, per rendere una ferrovia efficiente che quindi potrà consentire ovviamente per tutti i giorni ai pendolari che da Ostia si spostano verso Roma e viceversa, e in occasioni dei match, delle partite, di funzionare al meglio. Un altro aspetto dal punto di vista trasportizio sarà la stazione della FL1 Magliana, che già oggi c'è, e di metterla in collegamento con un ponte con il futuro stadio. Quindi diciamo le due infrastrutture sul ferro sulle quali puntiamo e punteremo sono la Roma Lido e la FL1, che sono gli aspetti importanti sui quali lavoreremo a stretto contatto con la società sportiva e ovviamente con tutte le strutture di Roma Capitale. E naturalmente per agevolare insomma il trasporto pubblico e non il trasporto privato, che creerebbe insomma maggiore difficoltà. Assolutamente, questo è un obiettivo della nostra amministrazione, a prescindere dal discorso stadio, insomma oltre al discorso stadio, è quello di ridurre il traffico privato e favorire, aumentare, incentivare il trasporto pubblico, la mobilità pedonale e ciclabile. Ovviamente sono tutti obiettivi diciamo di medio termine, non di lungo termine, sui quali però stiamo impostando un lavoro importante ogni giorno per tutto ridisegnare un pochino la nostra città da questo punto di vista. E quindi insomma sarà soprattutto sui mezzi, su rotaia, insomma, questo tipo di trasporto che voi prevedete? Beh sì, nel quadrante dello stadio le infrastrutture già ci sono, quindi l'obiettivo sarà quello di renderle più accessibili, di potenziarle, di ristrutturarle, ma di puntare sulle infrastrutture esistenti, appunto Roma Lido e FL1. Poi ovviamente sono entrambe infrastrutture proprietà della Roma Lido, di proprietà della regione, per quanto riguarda le ferrovie regionali e le FL1 pagate dalla regione, quindi ovviamente sarà necessario e fondamentale, ce lo auspichiamo, ne saremo certi, anche un lavoro di stretto contatto con gli altri enti, la regione in primis da questo punto di vista, che andrà ovviamente coinvolta. Senta Stefano, di queste ore, insomma di queste ultime ore, questo progetto per un nuovo tipo di sharing, lo sharing con 250 scooter elettrici, è proprio una novità insomma dell'ultima ora, ce ne vuole illustrare un po' così il progetto? Sì, è un progetto molto interessante e molto anche ambizioso e favorito insomma da delle discipline, delle normative che penso in questa città siano abbastanza aperte, incentivanti per quanto riguardi la mobilità condivisa, e appunto l'iniziativa ovviamente è privata, è un'azienda privata che però appunto svolgerà un servizio di condivisione che consentirà alla città di un pochino ridurre anche qui in questo del traffico privato, un servizio di scooter sharing, quindi un pochino come già avviene per il car sharing, che conoscono un po' tutti, insomma senza citare gli operatori attuali di car sharing, però il car sharing è quello classico dove cerco l'automobile, la 500, la smart con lo smartphone, anche in questo caso questo servizio di scooter sharing elettrico funzionerà in maniera assolutamente analoga, quindi con un'app dal telefono troverò lo scooter e potrò prelevarlo e rilasciarlo all'interno di un'area che tendenzialmente sarà quella dell'anello ferroviario, quindi è un servizio molto innovativo che consentirà, ripeto, anche qui è importante, cerco sempre di sottolinearlo, ogni qualvolta si dà un'alternativa all'automobile privata, a quel punto poi si apre un potenziale enorme e si favorisce la mobilità pubblica, che poi può voler dire car sharing, può voler dire il taxi, può voler dire l'autobus, perché io posso, il discorso dello scooter sharing sarà importante soprattutto per coprire diciamo l'ultimo miglio, quindi magari arrivo in centro con la metropolitana, con la ferrovia regionale, con la Roma Lido per restare nel termine che diciamo prima, e poi magari da Piramide anziché aspettare l'autobus posso prendere lo scooter sharing, o al ritorno posso prendere un taxi e così via, insomma ogni qualvolta togliamo spazio alla mobilità privata, poi si
si aprono delle alternative sostenibili e anche molto spesso più economiche. Senta, c'è una nota anche un po', diciamo, dolente, vediamo però come l'affrontiamo, che molti ciclisti romani sono un po' arrabbiati, sono un po' arrabbiati contro un po' il comune di Roma, perché Roma forse non è proprio una città a prova di piste ciclabili, sono piste insomma che non sono percorribili, ce ne sono poche, o comunque insomma c'è una grossa difficoltà per le due ruote a Roma. Come possiamo rispondere? Assolutamente è vero, ma è altrettanto vero che stiamo lavorando per cambiare completamente questa situazione. E uno dei primi progetti sui quali abbiamo lavorato con la commissione che ho l'onore di presiedere già da ottobre, sulla quale c'è stato già un progetto preliminare, abbiamo messo dei fondi a bilancio, ad esempio la corsia ciclabile su via Tuscolana, una corsia ciclabile appunto che andrà a ridurre un pochettino la sezione stradale per quanto riguarda le automobili private e dedicherà una parte importante della sezione stradale alle biciclette. In questo modo sarà un'infrastruttura importante che vedrà la luce entro quest'anno e consentirà appunto di cambiare un pochino il paradigma e dedicare alla mobilità ciclabile i giusti spazi che gli spettano. Quindi siamo ben consapevoli che la situazione è complicatissima, ma abbiamo cominciato a lavorare da subito con dei progetti concreti e anche importanti, perché parliamo di via Tuscolana, insomma non una parte limitata della città, e anche prevedendo gli investimenti in bilancio, quindi un lavoro importante che abbiamo avviato. Ovviamente ci vorrà del tempo, ma abbiamo impostato una mentalità completamente diversa, insomma, nell'approccio a questo tipo di problemi. Va bene, allora ringraziamo Enrico Stefano, presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, grazie di essere stato grazie su Radio a voi. Roma Capitale.